extreme heat and drought. This year in Italy, the product of olive oil, one of the fundamental ingredients of the Mediterranean diet, will suffer heavy consequences from water scarcity. The region of Apulia in the south of Italy is responsible for around 50% of the national olive oil production, but the drought has been felt harshly here. Pietro Leone manages an agricultural company in the province of Foggia with around 100 hectares planted with olive trees. This year, low rainfall has seriously impacted olive production, and next November's harvest promises to be poorer than the previous year. Quest'anno come produzione è scarsa, è molto molto meno di quella dell'anno scorso, perché abbiamo avuto lo stress idrico che ce lo stiamo portando avanti da un paio di anni e poi abbiamo avuto due giornate maledette durante la fioritura che parecchie varietà non hanno legato. E quest'anno abbiamo dal 50 all'80% in meno della produzione. The Capaccio Dam is the closest to the city of Foggia and supplies water to the entire province for industry, irrigation and drinking purposes. It is fed by a stream that transports rainwater into the reservoir. Today, this dam is practically empty and contains just 2.5 million cubic meters of water compared to the usual 17 million cubic meters. What little there is comes from last winter. This year, the dam did not fill. The other three reservoirs in the province of Foggia are only 50% full. Abbiamo avuto, anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei quattro invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione irrigua nel comprensorio irriguo e poi ci siamo dovuti fermare per conservare 9 mesi di autonomia del potabile. Numeri e percentuali sono preoccupanti, ma diventano scioccanti quando si traducono in immagini. Prati verdi e animali hanno rimpiazzato l'acqua. Qui possiamo vedere in concreto cosa significa il termine siccità. The low water levels of this artificial reservoir may be an advantage for grazing cows, but are very dangerous for olive trees. Although these plants need less water than other crops, temperatures above 40 degrees for 50 consecutive days put the production of olives, and therefore the precious olive oil, at great risk.